Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale di Friuli Venezia Giulia. Oggi il TG regionale parliamo del weekend e quindi ci saranno tutte le previsioni del weekend e soprattutto dell'inizio della prossima settimana. Ma prima di tutto vi illustro subito le notizie della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Il vigile elettronico fa strage di multe a Udine. Quasi ben 700 le contravvenzioni in 5 mesi di controlli con le telecamere intelligenti che fa fine luglio, che da fine luglio sono in funzione in Viale Venezia, Viale Tricesimo e Via Cividale. Oltre 13.000 le persone a letto per l'influenza. In Friuli Venezia Giulia solo il 9% dei medici si è vaccinato. L'infettivologo accusa, è una vergogna. Il dato che è dell'ultima settimana si sta registrando il picco stagionale, in 17 in gravi condizioni. I bambini colpiti sono il quadruplo degli adulti. Basetti dice danni ai pazienti, la profilassi potrebbe essere imposta. Si può comprare online la vignetta per l'Austria? Ma c'è un inghippo. A Udine sfonda le transenne davanti alla scuola, chiama i vigili che non arrivano e se ne va. Poi, altra notizia, c'è un progetto che darà nuova vita alla filanda di Dignano. Notizie da Cividale del Friuli. Lettera di Pollock dopo l'esclusione delle politiche tra attacco alle trame di palazzo e futuro. Il primo cittadino ha deciso di affidare le proprie esternazioni a una nota e lascia intendere che l'impegno politico in altre istituzioni potrebbe essere più che un'idea. In montagna, imprese agricole allo stremo. Portiamo i trattori in regione. La protesta dei imprenditori montani che attendono i fondi delle aree svantaggiate. Il portavoce Screm dice: le domande sui contributi per il mantenimento di prati e pascoli ferme dal 2015. Pensate un po' voi. Nord-Est Economia. Unicredit firma con i sindacati. 550 uscite volontarie e alternati con nuovi assunti. Storie e itinerari friulani alla scoperta degli orsi. Sarà oggi presentato a Buia il volume che fonde le ricerche dello studioso Filacorda e le fotografie scattate da Menis. C'è un progetto di casa ante dell'enogastronomia dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, per eleggere Udine a città del gusto. Quel progetto è in una tesi. Andrea Fabris aveva ripensato la vecchia sede dei pompieri già nel 2013. Maltempo, ancora pioggia e neve sul Friuli. Ben 20-30 centimetri di neve sono caduti attorno ai 1500. Mentre nel Tarvisiano e in Alta Carnia le nevicate hanno raggiunto ben 15-20 centimetri. Piove in pianura, miglioramento da domani. Aviano, i militari svelano dati segreti facendo jogging. Il problema riguarda anche la base militare di Aviano. Il Fitbit, dispositivo al polso e al braccio degli sportivi, registra le prestazioni della corsa, ma trasmette anche la posizione geolocalizzata del corridore. Dimissioni a catena a Martignacco. Lasciano 9 consiglieri su 16. Arriva il commissario. Terremoto di consiglio comunale. Tutto nasce dalla decisione dell'ex sindaco Marco Zanor, prossimo candidato alle regionali, di lasciare il posto all'assessore della cultura Gianni Monek e non al vice sindaco di Massimiliano Venuti. Olimpiadi degli chef in India. Il giovane friulano Luca rappresenta l'Italia. Il 17enne Rinaldi, assieme ad altri 50 ragazzi provenienti da tutto il mondo, parteciperà alla prestigiosa sfida culinaria. Studente allo Stringer. Sarà aiutato dal professor Nocent.
Record Rivolla, piantati in Friuli 2000 ettari. Il commissario De Vini dice in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia: non venite a capogiro per il vitigno autoctono. Con la vendemmia 2019 saranno prodotte perfino, pensate un po' voi, ben andiamo a vedere, più di 20 milioni di bottiglie. Più di 1.400 le famiglie udinesi chiedono una casa. Sarà assegnati dopo l'estate alloggi di risulta, cioè quelli che si libereranno per il normale turnover degli inquilini. Il numero dell'ultimo bando, chiuso a dicembre, dell'edilizia territoriale udinese. La graduatoria a giugno. 1.000 richieste in meno di rispetto al precedente del 2012. Lavori per la terza corsia, nuove chiusure sulla A4. Autovie Venete ha pianificato per tre chiusure tutte in notturna per una serie di interventi sulla rete autostradale. Andiamo a vedere, è appena stata aggiornata la notizia adesso, valanga sul Monte Lussari, sconsigliate le escursioni per 2 giorni. A Tarvisio è successo nella mattina di oggi, lungo il sentiero del Pellegrino che conduce al Monte Lussari. Nessuna persona coinvolta, meno male. Altra notizia, andiamo a vedere. Ritornando alla notizia che si può comprare online la vignetta per andare in Austria, ma c'è un inghippo perché in vigore da ieri sulle autostrade austriache si può utilizzare. Però solo 18 giorni dopo l'acquisto, una fregatura. Andiamo a vedere il meteo, che in questo momento l'allerta meteo è stata aggiornata, allerta arancione nella parte delle Prealpi e Alpi del Friuli Venezia Giulia, soprattutto anche nelle Alpi Giulie vicino il Cividale e nelle valli della Natisone, invece è diventata allerta gialla nella parte da Gorizia fino a Trieste per motivi che domani sicuramente e da stasera arriverà la bora. Andiamo a vedere la situazione generale. La formazione di una depressione sulla Corsica e il successivo spostamento sulla Adriatico richiamerà sabato sulla regione correnti fredde di bora al suolo e umide da sud in quota, più sostenute sulla costa. Domenica affioreranno correnti occidentali più stabili. Andiamo a vedere il tempo per domani, sabato 3 febbraio. Su tutte le zone cielo in prevalenza coperto, con precipitazioni in genere moderate a ovest, abbondanti a est, fino a fondovalle sulla zona montana, probabile neve anche sul Carso, quindi sopra Trieste, sulle zone più alte di Trieste e forse temporaneamente fino al livello del mare. Soffierà bora forte sulla costa con raffiche anche oltre 100 km/h, da moderate a sostenute anche in pianura. Dal pomeriggio sera, attenuazione delle precipitazioni, poi miglioramento e bora in calo, possibili formazioni di ghiaccio al suolo in serata nelle zone innevate. Le temperature si prevederanno minime da meno 1 a 2 gradi, da più 2 gradi, e in costa minime da più 1 a 3 gradi. In pianura e in costa le massime saranno da 3 a 6 gradi. In 2000 me in 1000 metri meno 2, 2000 metri 8 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per dopodomani. Domenica 4 febbraio, sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile, su pianura e costa da variabile a nuvoloso, possibile la formazione di foschie o nebbie notturne sulla bassa pianura. Le temperature in pianura si prevederanno minime da meno 4 a meno 1 grado, massime da 4 a 7 gradi, in costa minime da più 1 a 4 gradi, massime da 5 a 8 gradi, in 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 10 gradi la media. Vediamo anche la tendenza dell'inizio della prossima settimana, lunedì 5 febbraio. Il cielo sarà variabile,
possibili boschie notturne sulla bassa pianura, soprattutto col confine del, confine del Veneto. In pianura le temperature saranno minime da meno 2 a 0 gradi, massime da 4 a 6 gradi, in costa minime da 2 a 4 gradi, massime da 5 a 7 gradi, in 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 7 gradi la media. E vediamo anche la tendenza per martedì 6 febbraio, il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, in serata possibile bora moderata sulla costa. Le temperature si abbasseranno, in pianura minime da meno 3 a meno 1 grado, massime da 5 a 8 gradi, in costa minime da 3 a 6 gradi, massime da 6 a 9 gradi, in 1000 metri meno 2, 2000 metri meno 5 gradi la media. Per fare un esempio, in questo momento la situazione attuale in Forno di Sopra ci sono ben 39, quasi 40 centimetri, la stessa cosa anche a Tarvisio ci sono 40 centimetri di neve, nel monte Zoncolan c'è 1 metro e 5 centimetri di neve, ce n'è parecchia. Bene, da Radio Giro d'Est, RD1 e Stab Radio, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon fine settimana a tutti voi, fra poco per il TG Sport e la puntata minuto 91, anteprima di Udinese Milan. Da Marco è tutto, ci sentiamo lunedì pomeriggio. Ciao a tutti!